Finanza.com e la Salone del Risparmio 2015 con Massimiliano Monfreda di Exchange in Italia. Buongiorno Massimiliano. Buongiorno a lei. La vostra società è per la prima volta la Salone del Risparmio. Qual è l'offerta per il mercato italiano del risparmio gestito? Beh, Exchanging è una società giovane per il mercato italiano, ma al tempo stesso una società che ha una storia di 30 anni. Ha comprato recentemente due aziende storiche del mercato, che sono Kedrios e Air Enterprise, che oggi sono state integrate e si chiamano Exchanging Italy. Al Salone del Risparmio portiamo un'innovazione del modello di business nell'outsourcing. Abbiamo portato un caso in collaborazione con Banca Esperia, Gruppo Mediobanca e Mediolanum, in cui abbiamo gestito un processo di transizione di tutta la struttura IT, quindi software, applicazioni, tecnologia e risorse dalla banca a Exchanging. Questo ha consentito al gruppo di focalizzarsi sul business, raggiungere degli obiettivi di risparmio di costo molto importanti e di trasformare e industrializzare tutti i processi di business che venivano gestiti all'interno della struttura di back offices del gruppo. E ovviamente il cliente ha potuto quindi beneficiare di un risparmio importante e una concentrazione molto forte sui processi di business, che credo oggi sia uno degli argomenti sui quali tutti gli operatori del settore si stanno dedicando. Massimiliano, la vostra offerta si rivolge anche al mondo delle reti, distribuzione, al mondo dei promotori finanziari. Ci puoi dare qualche dettaglio? Sì, quello sul quale stiamo puntando oggi è investire in soluzioni di tecnologia a supporto del dialogo tra il promotore finanziario, il private banker e il cliente finale. Si parla molto di digitalizzazione, l'obiettivo però non è quello di disintermediare il canale fisico, perché la relazione col cliente diventa ancora oggi molto importante e centrale nel rapporto e nella gestione del risparmio. Quindi noi stiamo investendo nel miglioramento di questa relazione con il supporto di tecnologie che sono mobile, quindi che possono essere gestite in mobilità su soluzioni che vanno su telefonino piuttosto che su tablet e che permettono la gestione del bisogno del cliente finale, quindi il financial planning che il cliente finale deve fare con la propria azienda nella corretta gestione del risparmio nei limiti delle regolamentazioni normative, che sono ovviamente importanti, ma al tempo stesso permette una gestione molto più efficiente del rapporto con l'investitore e con il cliente finale. Massimiliano, ti ringrazio, buongiorno e buon lavoro. Grazie a voi. Perfetto, grazie mille.